Oggi vorrei spiegare che cos'è un catalogo e come si usa. Il catalogo contiene l'elenco di tutti i libri, CD e DVD e audiolibri posseduti dalla biblioteca. Un tempo i cataloghi erano degli enormi cassettoni con tanti piccoli cassetti dove i bibliotecari riponevano in ordine alfabetico le schede dei libri. Inizialmente le schede erano scritte a mano, poi si iniziò a compilarle con la macchina da scrivere. Schede? Le informazioni più importanti sui libri della biblioteca. Una breve descrizione che comprendeva autore, titolo, numero di pagine, argomento che noi bibliotecari chiamiamo soggetto, casa editrice e altri dati. Oggi non esistono più le schede cartacee perché abbiamo uno strumento molto più piccolo che ci consente di conservare tutte queste informazioni in pochissimo spazio, il computer. E così, al posto di una parete piena di cassetti e centinaia di migliaia di schede, ecco che il catalogo è diventato accessibile con un solo clic. Ma vediamo un po' come accedere al catalogo e come utilizzarlo. Puoi arrivare al nostro catalogo in vari modi. Ti mostrerò il più semplice, direttamente dal portale Bibliosesto Ragazzi. Vai sul menu e porta il cursore su Servizi. Dal menu a tendina seleziona Prestito. Cerca in fondo alla pagina il nostro catalogo online. Eccoci qua. Questo è il catalogo della nostra biblioteca. Non ti spaventare, sembra una pagina complicata, ma in realtà cercare un libro è facilissimo. Vediamo come fare. Puoi cercare un libro in diversi modi. Quelli che utilizzerai più spesso probabilmente sono la ricerca per titolo o per autore. Facciamo un esempio pratico. Cerchiamo La magica medicina di Roald Dahl. Clicchiamo nella stringa bianca accanto a titolo e scriviamo Magica Medicina. Come vedi, non ho scritto la magica medicina. Per la ricerca, infatti, non occorre scrivere l'articolo. Adesso vai in fondo alla pagina e clicca su Esegui. In alternativa, puoi anche premere il tasto invio del tuo computer. Ed ecco la schermata dove possiamo trovare tutti i dettagli sul libro. Quelli che ti possono interessare sono le biblioteche che lo possiedono. In questo caso il libro, oltre che nella nostra biblioteca, lo potete trovare anche a Barberino. Nella colonna Collocazione, invece, vedi in quale scaffale puoi trovare il libro. È una specie di indirizzo di casa. Quando prenderai un po' di dimestichezza con le collocazioni dei libri, potrai andare a prenderli direttamente da solo a scaffale. In ogni caso, noi restiamo sempre a vostra disposizione. La colonna prestito, invece, indica se il libro va o meno in prestito. Puoi trovare ammesso, non ammesso, oppure disponibile solo per il prestito locale. In questo caso, vedi che una copia della Magica Medicina è disponibile solo per il prestito locale. Si trova infatti sulla nostra pina. Lo vedi dalla collocazione, che è Ape Rag Da. Questo significa che altre biblioteche non lo possono richiedere in prestito, cosa che invece è possibile per l'altro volume, che è collocato in Sala Ragazzi. Lo vedi dalla collocazione, che inizia con la lettera R. Questo significa appunto che si trova in Sala Ragazzi, nella sezione degli arancioni. Sotto la voce prestito c'è scritto ammesso, quindi è ammesso al prestito locale e interbibliotecario. La colonna più interessante per te sicuramente è, dopo quella del prestito, quella della disponibilità, ovvero se quel libro, nel momento in cui stai effettuando la ricerca, è in biblioteca oppure in prestito. Vediamo che qui, delle due copie che possediamo,
Una è in biblioteca, c'è scritto infatti materiale in biblioteca. L'altra invece è in prestito e rientra fra circa 25 giorni. Facciamo adesso un altro esempio. Cerchiamo Skellig. Eccoci alla scheda del libro. Innanzitutto guarda quante biblioteche possiedono questo libro, molte di più dell'altro. Se controlliamo la nostra biblioteca, vediamo che ne abbiamo due copie, una in sala giovani, Jijun Alma, e l'altra in magazzino, Magrag Chip. Come vedi, una copia è in biblioteca, l'altra invece mi segna materiale non disponibile. Potrebbe essere ad esempio un materiale che si è danneggiato. Ora, mettiamo il caso che tu non ricordi esattamente il titolo del libro. Che fare? Ti faccio vedere una scorciatoia. In questo box azzurro, chiamato Le ricerche, trovi un campo vuoto dove poter inserire le parole chiave che ti aiutano a trovare il libro che cerchi. Ad esempio, le parole del titolo e o il cognome dell'autore. Mettiamo il caso che tu ti ricordi soltanto due parole del titolo che ti è stato suggerito da un amico, cuore e farfalla. Scriviamo quindi cuore, farfalle. Premiamo invio. Ecco che compaiono tre titoli diversi. Il primo e il secondo contengono solo la parola cuore nel titolo. Farfalle, infatti, è il nome della collana. Come vedi, è la collana Farfalle, edita da Marsilio. Il titolo che cerchi è sicuramente il terzo. Cuore a razzi, farfalle nello stomaco. Ma come mai in questo caso non vedo i dettagli che vedevo prima, cioè la collocazione, la disponibilità, eccetera, eccetera? Se clicchi sul titolo, vedi che ti appare una manina che ti indica formato completo. Clicchiamo e voilà! Ecco il formato completo dove ritrovo biblioteca, collocazione, prestito, disponibilità. Siamo stati fortunati perché le parole che abbiamo inserito ci hanno portato a soli tre titoli. Mettiamo il caso che del libro che vi aveva consigliato il vostro amico vi ricordaste solo una parola. Notte. Proviamo a cercarla. Scrivo notte, do invio ed ecco a voi 689 risultati. Direi che sono un po' troppi per scorrerli tutti. Forse è il caso di abbinarci almeno il nome o il cognome dell'autore. Digitiamo allora, sempre nella nostra stringa, notte e castagna. E voilà! Incrociando i dati, come un abile detective, il catalogo ci ha portati direttamente alla scheda del libro. Come vedete, anche qui ritroviamo biblioteca, collocazione, prestito, disponibilità. Vi faccio notare anche una colonna di cui non abbiamo parlato, che si chiama Note, in cui vedete che in varie biblioteche ci è riportata la stessa nota. Un'estate tutta da leggere 2021. Significa che questo è un libro della bibliografia Un'estate tutta da leggere dell'edizione 2021. Se vi foste ricordati solo il cognome dell'autore, la strada per arrivare al libro sarebbe stata un'altra. Osservando bene il box Le ricerche, vedo che ci sono tre bottoni cliccabili: Liste, Campi, Libera. Cliccando su Liste, accedo a una pagina dove ho una sola stringa di ricerca e posso decidere in base a cosa fare la mia ricerca: autore, titolo, collana, classificazione. Mettiamo il caso che abbiate letto Margherita e Margherita di Vincent Cuvelier, che vi sia piaciuto tantissimo e che vogliate cercarne altri dello stesso autore. Scriviamo allora il cognome dell'autore. E se non vi ricordate come si scrive? Niente panico. Proviamo a scrivere quello che ci ricordiamo. Cuvelier. Del resto si pronuncia così. Proviamo un po'. Il catalogo è intelligente, va in ordine alfabetico. Quindi, anche se non scrivi l'ultima lettera, niente panico, qualche risultato lo ottieni sempre.
Cliccandoci sopra, accedi a tutti i libri che possiede la nostra biblioteca scritti da questo autore. Ovviamente, come abbiamo già visto prima, per vedere se questo libro è disponibile in biblioteca e va in prestito, basta che tu clicchi sul titolo e ti si aprirà quella che noi chiamiamo maschera completa. Mettiamo il caso che tu scriva il cognome nella ricerca libera, ma che tu non lo scriva bene. In questo caso la ricerca ti porterà a nessun risultato. Quindi, se sei indeciso su come si scrive il cognome di un autore, ti consiglio di cercare attraverso liste, come abbiamo appena fatto. Ecco, adesso provati a usare il catalogo per cercare un titolo oppure un autore che ti piacerebbe leggere. Vedrai che dopo qualche ricerca queste schermate ti saranno molto più familiari e sarai addirittura te a insegnare ai tuoi amici e ai tuoi familiari come utilizzare un catalogo. E comunque ricorda che in biblioteca trovi sempre noi bibliotecari pronti ad aiutarti a trovare quello che ti serve. Puoi anche contattarci per mail, telefono oppure attraverso il form chiedilo al bibliotecario che trovi sul portale Bibliosesta Ragazzi. Mi raccomando, non perdere il nostro prossimo video dove ti sveleremo altri trucchi e delle scorciatoie per trovare quello che cerchi. A presto!